Ballando con le stelle torna a essere lo sfondo di love story appassionanti. Quest'anno è il turno di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due sono finalmente usciti allo scoperto e formano una coppia. Lui l'ha portata a Londra, dove ha vissuto negli ultimi 10 anni. Lei ha ricambiato invitandolo nella sua Puglia natia. Viva l'amore! Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono ancora insieme? Sembra proprio di sì. Lei a Domenica Inn ha frenato dicendo che in questo momento ha altre priorità rispetto a una relazione. Lui però su Instagram, rispondendo a chi pensava che ci fosse una crisi in corso, ha detto «dovete ancora aspettare» in riferimento a un'eventuale rottura. Finché la barca va, Francesca De Ander se l'è vista brutta. Ha scambiato un bicchiere di detersivo con uno di yogurt ed è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Ha rischiato la corrosione degli organi interni, una svista che poteva costarle carissima. Maria Luisa Giacobelli è stata intercettata da Valerio Staffelli, che le ha chiesto dell'affair con Francesco Totti. «Non parlo più», ha spiegato la giornalista, ma ha poi confermato di aver detto a Gente la famosa frase «se 2 più 2 fa 4». Insomma, ha in qualche modo riconfermato di aver avuto un flirt con l'ex calciatore, inchiodandolo. E Noemi Bocchi? Pare abbia già perdonato il compagno. «Sono inseparabili», ha riferito una fonte a C Magazine. «Se va bene a loro, va bene a tutti». A proposito di corna e striscia la notizia, Staffelli ha raggiunto Taylor Mega, che è tornata a sostenere che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta. «Parlo perché so», ha assicurato l'influencer friulana. Nel frattempo la Ferri sembra essersi innamorata sul serio di Giovanni Tronchetti Provera. Ad Halloween sono stati pizzicati insieme, abbracciati e complici. Chi li ha visti ha parlato anche di effusioni in pubblico. La coppia decolla. Nel frattempo Fedez ha baciato una ragazza in un locale a New York. Chi invece non va forte in amore è la madre dell'influencer cremonese Marina Di Guardo, che ha ammesso di essersi lasciata dopo 5 anni con l'imprenditore Frank Kelz. La rottura, però, non è fresca. «Mi sono lasciata un anno fa», ha spiegato la scrittrice, sottolineando che nella vicenda non c'entrano gli scandali che hanno coinvolto la figlia nei mesi scorsi. Paola Caruso, tanto per cambiare, si è ritrovata al centro di uno scandalo sentimentale. A Verissimo ha annunciato che sposerà il suo nuovo compagno Gianmarco, che ha un figlio con la sua ex Simona, la quale ha tuonato contro la neonata coppia. Ha sostenuto che sia sbocciata mentre lei stava ancora con il futuro sposo della Caruso, a cui ha dato della falsa. Che bel clima! Al Grande Fratello, Shai Lagatta e Lorenzo Spolverato si baciano e si strusciano come se stessero girando un film per adulti. Il sospetto è che stiano esagerando di proposito per mostrarsi e mantenere vivo l'interesse su di loro. Naturalmente hanno ricevuto una valanga di critiche da più parti e pensare che doveva sparire il trash dal reality. Sempre riguardo al GF prosegue anche la soap opera con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Lei ha ribadito di aver fatto l'amore con il marito